Parliamo di tabiopariche. Tabiopariche, sì. Purtroppo esiste, anche se sotto questa parola famigerata si nascondono tantissime cose. A volte questa parola viene anche detta a sproposito, ma in ogni caso racchiude tutto quanto è un po' le problematiche di tiro dovute a una cattiva predisposizione mentale che gli arcieri hanno verso il bersaglio. Raccontare una storia che riguarda il target panic non è così semplice, però ho voluto, prendendo anche spunto da un colloquio che c'è stato molti anni fa tra un arciere e un coach molto esperto in questo genere di cose, ho voluto creare una situazione di domande e di risposte nel quale si sviscera molto bene questo problema e si cerca di risolverlo. Quello che vedrete tra poco sarà un arciere che sa e non sa di essere affetto da queste problematiche dovute al panico verso il bersaglio e il coach che cerca di risolverlo con sistemi abbastanza innovativi, ma soprattutto pratici, molto pratici, che possono essere messi in atto dall'arciere. Come ho detto, sono 25 domande e 25 risposte, quindi l'arciere farà la domanda e il coach gli darà le risposte. Ok. Ciao, allora, devi spiegarmi, tu che sei coach e arciere, perché i miei punteggi in gara sono molto al di sotto di quelli in allenamento e qualunque cosa provo a fare non riesco ad avere nessun controllo e non riesco neanche a recuperare il tiro che faccio in allenamento e non riesco neanche a sentire le stesse sensazioni di quando mi alleno. Secondo te potrebbe essere target panic? Cosa dici? Molto probabile. La parola target panic descrive cosa succede quando un arciere esperto non può controllare il tiro, per quanto si impegna a farlo. Può assumere molte forme ed avere nomi diversi. Alcuni non riescono a mantenere il ritmo e la sequenza di tiro, alcuni non riescono a mettere la punta della freccia nel centro, non importa per quanto ci provano a mantenerla, non riescono proprio a metterla nel centro. Alcuni si bloccano completamente e non riescono a rilasciare la corda, rimangono in ancoraggio così. Alcuni rilasciano prima dell'ancoraggio o rilasciano appena raggiungono l'ancoraggio. Non importa quanto sia potente o leggero l'arco. L'elenco è quasi infinito. E già, ho capito. Quello che mi dici mi è assolutamente familiare. Ma, in definitiva, cos'è che lo causa? Cos'è che mi mette in questa condizione? Sì, è un misto tra paura inconscia del fallimento e la mancanza di concentrazione. E intendo concentrazione nel modo giusto. Questi due fattori si alimentano l'uno con l'altro e devi affrontarli entrambi. Soprattutto le devi affrontare contemporaneamente, se alla fine vuoi vincere e eliminare questo problema. È per questo che molti consigli su questo argomento, anche i consigli migliori, non hanno effetto. Ti dicono solo la metà della storia, parlano solo dell'aspetto paura o trattano esclusivamente della concentrazione. Sì, hai perfettamente ragione, ma io non ho paura di fallire. In effetti non sono neanche così preoccupato dei miei punteggi in gara.
In effetti, alla fine della fiera tiro per divertimento, non sono mica un professionista, sono un amatore. Quindi, come mai soffro di questi problemi, di quello che tu chiami target panic? Perché? Sì, come ti ho detto, la paura è inconscia, la paura è sempre inconscia. Se preferisci, puoi pensare al target panic come agli effetti di non essere all'altezza delle tue aspettative, che alla fine è poi la stessa cosa. Dici che non sei preoccupato per il tuo punteggio? Sì, però sii onesto con te stesso. È proprio vero? Forse tiri con l'arco solo per divertimento e non ti importa del punteggio in sé, ma sei sicuro poi di divertirti lo stesso? Quando sai che non hai il controllo e stai tirando molto al di sotto del livello in cui sai di essere capace. In effetti è possibile che ti stia solo nascondendo dal fallimento, rifiutando di competere, forse di competere anche con te stesso. Non sto cercando di metterti in imbarazzo o criticarti, però pensati, sii onesto su quello che vuoi ottenere dal tuo tiro. Sì, ho capito più o meno, però nella tua risposta che mi hai appena dato hai parlato solo di arcieri esperti. E i principianti? Cioè, solo gli arcieri esperti hanno il target panic, i principianti no? I principianti ne sono immuni. I principianti non hanno questo problema. Non hanno aspettative e nessuno si aspetta nulla da loro. Quindi non possono fallire. Se fanno bene, possono sentirsi compiaciuti di loro stessi, e giustamente. Mentre se fanno male, sono solo dei principianti. In effetti, quando fanno bene, non dovremmo pensare a questo come alla fortuna del principiante. Non è affatto una fortuna, ma un riflesso della flessibilità e dell'apertura mentale del principiante, cosa di cui tutti potremmo e dovremmo beneficiare, a cui noi dobbiamo alla fine puntare. Quindi, quando è che diventiamo arcieri esperti? Sì, diventiamo esperti e quindi a rischio non appena abbiamo costruito una visione di quanto dovremmo tirare bene e quanti punti dovremmo fare. Ovviamente alcune persone, quelle poche felici, non ne soffrono mai, ma in generale più hanno buoni risultati all'inizio e più rischiano di avere problemi, è sicuro. Pensa agli arcieri che conosci, che hanno fatto molto bene nella loro prima stagione. Un giorno sono tra i migliori e la volta successiva i loro punteggi sono crollati. Questo è quasi sempre dovuto al target panic. Anche se il malato non lo riconosce, e sono sicuro che è uno dei motivi principali per cui così tante persone lasciano questo sport a causa dei bassi punteggi che riescono a raggiungere. Ma a questo punto è possibile curarlo, questo target panic, o come lo chiami tu? O meglio ancora, prevenirlo, impedirne lo sviluppo? C'è un qualcosa da fare? No, non sono per niente sicuro che si possa curare, assolutamente non ne sono sicuro. Comunque non più di quanto tu possa smettere di fumare o dimagrire, o curare l'alcolismo, che so. Ma puoi sicuramente imparare a controllarlo, questo sì. Non sarà facile, soprattutto se hai avuto questo problema per anni, ma è possibile. Per quanto riguarda la prevenzione, la prima cosa che devi capire è che il target panic non è la magia nera e non è contagioso. Non devi scappare tappandoti le orecchie se qualcuno pronuncia il suo nome o se si prende e non si prende se tocchi inavvertitamente chi ne è affetto. Se ti è capitato questo problema, sarà perché hai permesso alla preoccupazione e all'incertezza di crescere nella tua mente e hai coltivato una sorta di concentrazione che può far fronte solo a una cosa alla volta. Se attiverai invece i meccanismi di controllo che descriverò in seguito, prima che tu abbia sviluppato il problema, allora dovresti prevenirlo. Anche se francamente non ho mai conosciuto nessuno che lo abbia fatto. Infatti nessuno che crede che il target panic esista o che gli possa capitare, fino a quando non è troppo tardi.
Ok, fin qua ho capito. Ma allora cosa devo fare in definitiva per il mio problema? Tu, come mi puoi aiutare? Allora, per iniziare a controllare questo problema è necessario fare 4 passaggi chiave. Non possono essere impostati uno alla volta o solo alcuni dei 4. Se vuoi risolvere, forse per sempre, il tuo problema, devi attuarli tutti e 4 contemporaneamente. Questo, ti assicuro, è la chiave di tutto. Primo passaggio, devi riconoscere che hai il problema. Secondo, devi capire che è un problema mentale e nessuna correzione fisica, tecnica, meccanica lo può risolvere. Questo è un grande passo, in effetti sarà l'ostacolo principale, perché poche persone riescono a superarlo, purtroppo. Per quanto riguarda la paura, devi imparare a stabilire obiettivi realistici per te stesso e utilizzarli in modo efficace. Quindi obiettivi realistici ed efficaci. Quarto passaggio. Soprattutto devi imparare a concentrarti mantenendo la mente rilassata, che ti permetterà di mettere in pratica la tua tecnica. Se la tua mente è ansiosa o arrabbiata, per quanto tu sappia fare cosa fare, non sarai mai in grado di farlo. Mai. Ok, molto bene. Queste sono ottime linee guida, quelle che mi hai detto sono ottime cose che io potrei fare, ma non mi hai ancora detto cosa fare effettivamente, non ne abbiamo ancora parlato. Bravo, bravo, un ottimo appunto. Quando io sospettavo di avere il target panic e chiedevo consigli, invariabilmente mi dicevano di rilassarmi e smettere di preoccuparmi, di tirare in gara solo per me stesso, per fare una buona azione di tiro senza pensare ai punti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo è stato utile, tanto quanto dire a una persona con il raffreddore che tutto quello che deve fare è bloccare il naso e smettere di starnutire. Sapevo già abbastanza bene cosa doveva essere fatto. Era come fare, era questo il problema. Non ti preoccupare, ti spiegherò cosa fare, anche nel dettaglio. Ma prima di farlo dimmi, come ti sembrano questi 4 passaggi? No, per carità. Mi sembra tutto alquanto orrendo e comunque strano, ma secondo me, cosa mi hanno sempre detto, non è molto meglio cambiare arco, che so, mettere clicker, usare il compound con il rilascio meccanico, quello back tension, cioè, queste sono le cose che normalmente ti dicono di fare. E no, il problema è nella tua mente ed è solo quello che ti devi occupare, solo di quello ti devi occupare. L'ironia della sorte è che uno dei principali problemi nel capire come affrontare il target panic è che quasi ogni cambiamento di stile, di tecnica o di attrezzatura ti aiuterà per un breve periodo. A volte penso che anche cambiare il colore del riser ti possa aiutare. Ciò significa che è fin troppo facile ingannarti e che una soluzione rapida fa il caso tuo quando tutto quello che è successo è che il cambiamento ti ha fatto tornare principiante. Ora puoi perdere senza sentirti un fallito, le tue ansie spariscono ed in brevissimo tempo sparisce anche il target panic. La correzione ha funzionato. Poi, dopo un po', potrebbe essere alcune settimane o anche solo poche frecce, la novità svanisce e torna il problema. Potrebbe anche venire in una forma diversa, ma garantisco che se non l'hai affrontato dove vive, nella tua mente, tornerà invariabilmente indietro. Cosa? Quindi sei sicuro? Non c'è niente nella mia attrezzatura che può aiutarmi a eliminare questo problema? Niente? L'attrezzatura è inutile riguardo al target panic? No, nessuna attrezzatura
nessuna attrezzatura ti può aiutare. Nessun semplice cambiamento alla tua tecnica fisica risolveranno il problema. Assolutamente nessuno. Anche se ovviamente alcune cose sembrano aiutare, mentre altre, attenzione, potrebbero peggiorare le cose. Allora cosa mi può aiutare? Cos'è che mi può aiutare alla fine? In linea di principio devo dire che il clicker aiuta tantissimo sugli olimpici e anche sui compound, lo sgancio con clicker o comunque in back tension, attivato in back tension. Ma alle volte anche solo con 20 libre in un olimpico non si riesce a far scattare il clicker e per quanto accorci la freccia o allunghi il clicker sarà sempre difficile farlo scattare. Lo stesso vale per i compound. Quindi sul lato dello stile qualsiasi tecnica che porti a un rilassamento in relazione alla posizione di tiro aiuta di sicuro. Fai attenzione a quelle piccole cose, tira ad occhi aperti, è sempre meglio, rilassa la faccia, rimane molto più rilassata. Piuttosto metti un occhiale neutro con una copertura sull'occhio che dovresti chiudere anziché chiudere. Non stringere i denti, non stringere l'arco e non fare tutte quelle cose che possono creare comunque delle tensioni muscolari. Ma alla fine cos'è che poi devo evitare di fare? Cos'è che assolutamente devo evitare di fare? Dunque, se parliamo dell'attrezzatura, innanzitutto le troppe libre è forse il peggior singolo elemento colpevole del target line. Ti ricordo che la potenza effettiva del tuo arco non dovrebbe superare il 50% della forza massimale, non oltre il 50%. Il secondo è la cattiva gestione della mira, ma di questo ne abbiamo già parlato tantissimo. Tra le tante cose che abbiamo detto sulla mira, tra virgolette, la più importante è che si deve prendere in considerazione dopo l'ancoraggio e il trasferimento, e cioè all'inizio del mantenimento. Ma queste nozioni tecniche le conosci già, no? All'altro estremo devi considerare che tutto ciò che potrebbe farti tirare al volo deve essere assolutamente evitato. In particolare il cosiddetto tiro istintivo andrebbe trattato con molta cautela. Tra tutti i tiratori istintivi che ho visto, conosciuto, solo un paio tirano veramente in modo istintivo, con un metodo appropriato, sapendo esattamente cosa stanno facendo e soprattutto cosa fare per migliorarsi. Ma nella maggior parte dei casi, quello che vedo quando gli arcieri affermano di tirare istintivamente è una posizione instabile, un traballante disorientamento e un selvaggio, incontrollato tiro in movimento. È vero, a volte la freccia va perfettamente nel centro, ma molto più per fortuna o per una distribuzione casuale delle frecce tirate. Ricordati che anche un orologio rotto fa l'ora esatta due volte al giorno. Però te devi guardare l'ora quanto ti serve, è vero? Questo tipo di tiro genera la peggior serie possibile di abitudini e atteggiamenti negativi, per chiunque sia anche leggermente incline al target pari. Purtroppo è così, non c'è dubbio. Il tiro istintivo va trattato con molta, 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 molta cautela. È fatto a ragion veduta. Non è che non si deve fare, ma va fatto a ragion veduta. No. Tra tutti i consigli che mi hanno dato, mi hanno consigliato di tirare tantissime frecce nel paglione nudo, quello senza bersaglio, e di stare in ancoraggio senza scoccare la freccia per parecchie secondi, anzi più che posso, più sto in ancoraggio meglio è. Secondo il tuo parere, secondo quello che mi hai detto, tutto questo può essermi di aiuto o è assolutamente inutile? Sì, questi tipi di esercizi non sono dannosi,
ti permettono di concentrarti sull'azione, sul tuo corpo, di allenare la visualizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Sono più propenso però a suggerire il tiro ad occhi chiusi, sempre superiore nudo. Comunque nessuno di questi esercizi è la risposta al problema a lungo termine. Il problema con questi esercizi è che non sono realistici e funzioneranno solo perché non sono realistici. Tirare il pallone vuoto mi riesce perfettamente. Posso tirare tutto il giorno senza nessun problema. Rimango in ancoraggio quanto volto e rilascio alla perfezione. Rimango in ancoraggio perfettamente, secondi, secondi e secondi, e posso rilasciare tranquillamente. I problemi iniziano quando metto una visuale sul bersaglio e inizio a mirare. Purtroppo è così. Posso mirare perfettamente nel giallo se so che non tirerò la freccia. E quando so che sto per tirare, che le difficoltà iniziano. Quindi puoi usare questi esercizi per rilassarti e ricordare a te stesso che puoi davvero avere il controllo, ma non aspettarti che possano aiutarti molto a lungo termine. Ho letto molti libri e tutti i libri che ho letto dicono che questi esercizi sono l'unico modo per affrontare il tardo del panico. Hanno torto tutti i libri? Quello che gli articoli dei tuoi libri ti hanno consigliato non è sbagliato, in linea di massima. Sempre che tu abbia la volontà e il tempo di tirare migliaia di frecce sul pallone nudo e soprattutto che tu segua attentamente i metodi prescritti. Ma la maggior parte degli arcieri sbaglia due cose importanti. In primo luogo hanno torto se asseriscono che è l'unico modo per superare il problema. In effetti stanno solamente proponendo come gestire il passaggio numero 4, tanto per cominciare. Ma i primi tre passaggi sono ancora lì e devono essere ancora affrontati. Voglio tornare a parlare di questi famosi quattro passaggi. Hai detto che accettare di avere il problema è il primo passo per poterlo risolvere. Ma credi che sia una cosa semplice o no? Accettare di avere questo problema? Non proprio. È molto più facile convincerti che i tuoi problemi si trovano altrove, in particolare nella tua attrezzatura o nella tua messa a punto soprattutto. Non sto certo dicendo che i problemi di attrezzatura non esistono o i problemi di setup non esistono, ma sii onesto con te stesso e sii logico. Se non riesci a tenere una mira stabile, è davvero colpa dei flettenti o della grip o della messa a punto? Come mai quando tiro al pallone nudo tutto funziona alla perfezione, compresa la tua attrezzatura? E il tuo secondo passo? Il tuo secondo passo dice che il problema è mentale al 100%, che al 100% è un problema mentale e che pochissime persone riusciranno ad accettare di avere questo problema. Cioè vuol dire che per la maggior parte della gente questo problema è irrisolvibile? No, non preoccuparti, non è la guarigione della fede, non c'è bisogno di un miracolo. Naturalmente i prossimi due passaggi saranno più facili se sei già convinto delle mie argomentazioni, ma se sarai pronto a dare loro fiducia dovresti comunque notare miglioramenti significativi in una settimana o due, spesso anche prima. Questo ti convincerà. In effetti, se non si notano miglioramenti sostanziali in circa un mese, forse questo metodo non è quello giusto per te, e mica detto che funzioni con tutti. E questo è un altro punto importante. Siamo tutti diversi e dovremmo essere sospettosi di tutto ciò che afferma di essere una cura universale. So per esperienza che quello che ti sto descrivendo funzionerà in modo efficace per una vasta gamma di arcieri, ma dubito che ogni singolo metodo possa funzionare con tutti. Io ti auguro che funzioni con tutti. Hai detto che il terzo passo ha a che fare con la definizione degli obiettivi. Sì, è giusto definire degli obiettivi, ma la definizione degli obiettivi cosa ha a che fare con
il target panico, qualunque cosa sia questo target panico. Ah, tantissimo! La paura di fallire è una delle radici del problema. E qual è il fallimento se non quello di non raggiungere i nostri obiettivi? Quindi, se ci poniamo obiettivi irrealistici o permettiamo agli altri di impostarli per noi, dobbiamo fallire. Da adulti tutti sperimenteremo un insuccesso in un dato momento della nostra vita e dobbiamo imparare ad affrontarlo. Ma per quanto siamo resilienti, il costante fallimento pretende, ahimè, un suo pedaggio. Distrugge la nostra autostima e si svilupperà la paura. Ancor più preoccupante, alla fine, possiamo imparare ad accettare il fallimento, ad aspettarci e smettere di cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Anzi, smettiamo di avere obiettivi meritevoli. Questa potrebbe essere una difesa molto efficace contro la paura di fallire, ma non aiuterà certo a superare il nostro problema con il tiro con l'arco. Quindi, come faccio a stabilire dei buoni obiettivi? Come faccio a stabilirli in modo tale che mi aiutino? Allora, innanzitutto rifletti su quello che vuoi ottenere. Può sembrare ovvio, ma non lo è. In un primo momento puoi pensare in termini generali. Infatti è probabilmente la cosa migliore. Vuoi solo un punteggio più alto? Sei più interessato ad ottenere più divertimento dai tuoi tiri? E l'idea di avere il controllo che ti attrae, di sentirti più a tuo agio, meno frustrato? E il riconoscimento di altri arcieri che ti seguono in classifica? Vuoi vincere delle medaglie? O vuoi solo battere un certo arciere? Ammettilo, competizione non è una parolaccia. Ora però diventa più specifico. Se vuoi un punteggio più alto, quanto più alto deve essere? E non dire solo 5,60 indoor o 3,50 hunter e field. Pensaci un po'. Se vuoi solo divertimento, cos'è che ti piace? Se il controllo è il tuo obiettivo, cosa intendi esattamente per controllo? Di quanti punti vuoi battere quel certo arciere? Più specifico riesci ad essere, meglio è. Perché il prossimo passo è capire come saprai di aver raggiunto il tuo obiettivo. Sarà facile dove hai a che fare con un punteggio o un evento particolare, ma negli altri casi sarà, ahimè, più difficile. Alla fine, se non riesci a dare una risposta chiara a questo tipo di domande, cercati un altro obiettivo che ti possa definire chiaramente. I risultati degli obiettivi possono anche non essere dei numeri, purché siano chiari. Ma gli obiettivi sfocati, intangibili, possono essere peggio di nessun obiettivo, poiché servono solo ad assumere e ad aumentare la confusione e il dubbio. Inoltre, è necessario avere obiettivi a breve termine, oltre che a lungo termine. È bello avere obiettivi a lungo termine, perché sono i tuoi segnali e le tue guide. Voglio vincere i campioni italiani, voglio arrivare fra i primi 10 di campionati italiani. Ma devi anche avere qualcosa che tu puoi realizzare realisticamente oggi, o questa settimana, o al massimo questo mese. Questi sono gli obiettivi su cui lavorerai attivamente, in allenamento e in gara. Avanti, dai, sii realista. Solo tu puoi farlo, ma tu sei anche un arciere esperto e un po' di sale in zucca dovrebbe essere tutto ciò che è necessario. I tuoi obiettivi possono e devono essere impegnativi, ma devono essere realizzati. Nulla è peggio degli obiettivi costantemente mancati. Nulla è peggio degli obiettivi costantemente mancati che ti sei prefissato. Sii ambizioso, ma sii realistico. Cerca di portare in gara i risultati medi che fai in allenamento, tanto per cominciare. Scusa, ma questo non è un po' come dare il consiglio di smettere di starnutire quando uno ha raffreddore? Sono sicuro che il solo fatto di dire di fare 5,20 anziché il mio solito 5,10 che faccio in gara non me lo farà fare.
assolutamente giusto. Per impostare i tuoi obiettivi devi avere un piano di azione. Gli obiettivi sono essenziali per darti fiducia e misurare il progresso, ma non sono un insieme di istruzioni che puoi eseguire, assolutamente no. Per citare uno dei più grandi allenatori del mondo, se non cambierai il tuo modo di tirare, perché ti aspetti di cambiare il tuo modo di segnare i punti? Quindi, hai intenzione di allenarti di più? Se sì, quando? O come? Con quale metodo? Hai intenzione di provare il programma di concentrazione descritto qui di seguito? E così via. Non ne parlerò più di questo. Non voglio trasformare uno sport in un'attività di pianificazione aziendale, non è questo il momento. Ma penso che hai capito il punto. Non vale la pena di perdere tempo per gli obiettivi senza un piano di azione comune. Non ne vale la pena. Ok, va bene, ho capito più o meno. Mi piace molto l'idea che mi hai dato di avere degli obiettivi realistici e soprattutto di avere dei piani di azione per poterli raggiungere. E capisco che devono essere soprattutto realistici. Ma sembra di aver capito che tu mi stia dicendo che non devo mai mettermi nella possibilità di dover perdere. Però, secondo il mio modestissimo parere, perdere sarà assolutamente inevitabile. Dipende da cosa intendi per perdere. Se intendi che a volte non sarai il primo in una gara, sì, questo è piuttosto inevitabile. Ma a meno che vincere la gara non fosse stato un tuo obiettivo realistico e programmato, comunque non sarebbe stato assolutamente un tuo obiettivo personale. Allora, in un certo senso, potresti aver perso, ma di sicuro non hai fallito. E se invece fosse stato un obiettivo personale e non l'avessi raggiunto, non ce l'avessi fatta, cosa capita? Primo, riguarda onestamente il tuo obiettivo. Era realistico? Sei sicuro? Era veramente supportato da un piano d'azione pratico e fattibile? In caso contrario, hai appreso qualcosa di utile sull'impostazione degli obiettivi. L'hai appreso per la prossima volta. Se arrivi alla conclusione che è realistico, cerca di capire cos'altro devi fare meglio la prossima volta. Fintanto che hai occasione per imparare una lezione positiva, nulla di ciò che hai fatto può essere visto come un fallimento. Semplicemente come un altro passo su un percorso, ahimè, difficile. Parlando di passi e del numero 4, del quarto passaggio, cos'è questa concentrazione rilassata? A cosa serve? Come si ottiene? L'ultimo, ma il più importante di tutti. Torniamo un attimo all'inizio del nostro discorso. Ho detto che le due cause principali del target panic erano la paura di fallire e non concentrarsi nel modo giusto. Noterai che non ho detto non concentrarsi abbastanza o non concentrarsi sulle cose giuste o al momento giusto, ma ho detto non concentrarmi nel modo giusto. Quando pensiamo alla concentrazione, generalmente intendiamo forzare la nostra mente a pensare a una cosa sola, escludendo tutto il resto. Possiamo chiamare questa concentrazione focalizzata. È un'attività energica, piena di adrenalina e di attivazione. Questa è una strategia sostenuta da molti allenatori. Funziona molto bene però per altri sport. Ma per molti di noi, in quanto arcieri, presenta, ahimè, dei problemi. Tanto per cominciare, tirare con l'arco è un'attività complessa. E al centro ci sta la capacità di bilanciare innumerevoli forze, innumerevoli pensieri e innumerevoli catene cinetiche.
al fine di ottenere costantemente un grado di precisione che è in teoria impossibile. Impossibile nello stesso modo che è impossibile, ad esempio, per un calabrone volare. Se ci concentriamo troppo su una cosa, stiamo cercando solo dei guai. Se ci concentriamo troppo sul nostro obiettivo, la nostra azione andrà inevitabilmente in tilt. Possiamo provare a fidarci della nostra mente subconscia, qualunque cosa sia, e possiamo visualizzare ogni tiro, cercando di inserire tanti percorsi nel nostro sistema nervoso che ci consentiranno di correre poi con il pilota automatico. Ma nonostante l'entusiasmo degli psicologi dello sport per la visualizzazione, come se fosse una panacea di tutti i mali, secondo me ha purtroppo qualche limite e per molte persone non è rilevante o semplicemente non funziona. Fortunatamente c'è un'alternativa, che è la concentrazione rilassata o consapevolezza del momento presente. Ho visto molte spiegazioni su come funziona, molte di esse si basano su una psicologia che non ho capito del tutto. Tuttavia funziona e tutte le autorità in materia sembrano essere d'accordo sul fatto che l'idea è di entrare in uno stato d'animo in cui sei consapevole di tutto ciò che sta accadendo, sia dentro che fuori te stesso, senza prestare troppa attenzione a nessuna cosa. Inoltre, e questo sarà un pensiero abbastanza rivoluzionario per molte persone, la concentrazione rilassata non implica l'esclusione delle distrazioni. Le potenziali distrazioni saranno sempre lì, ma impari a non prestare loro attenzione. Semplicemente riconosci che sono lì e poi le lasci mentalmente andare. Per riassumere, mantenere un'ampia consapevolezza è la chiave per l'intero ciclo di tiro. Se provi a chiuderti ed estraniarti, allora le distrazioni possono improvvisamente entrare nella tua coscienza e rovinare la tua concentrazione. Mentre se ti concentri troppo su una parte della tua sequenza di tiro, inevitabilmente dimentichi di fare le 100 altre cose che devi fare per tirare bene. Inoltre, probabilmente ti mancherà anche l'unica cosa su cui ti stai concentrando, perché darai troppo peso ad ogni singola imperfezione. E sì, hai indovinato, inizi a farti prendere dal palo. Tu sei per definizione un archer esperto, sai come tirare, devi solo lasciarti andare e il tuo corpo ti seguirà senza interferenza. Quindi a questo punto la domanda è inevitabile, penso che tu sappia già cosa ti voglio chiedere. Come faccio davvero a farlo? Come faccio veramente in pratica a raggiungere questo stato che tu definisci importantissimo di concentrazione rilassata? In pratica, cosa devo fare? Ci sono molti modi e i principali vengono dal buddismo zen. Il buddismo zen aiuta il controllo mentale da centinaia di anni. Ci sono molti libri al riguardo e se vorrai avere maggiori dettagli te li potrò indicare. Ora ti spiegherò uno dei tanti sistemi, questo è il più indicato e comprensibile per noi occidentali e per i principianti. Cerca un posto tranquillo e mettiti comodo per 10 o 20 minuti, una sedia, un cuscino o qualunque cosa ti piaccia o ti faccia stare comodo, ma non troppo comodo, non ti devi addormentare. Quindi non stenderti sul letto, lo puoi anche fare al parco o su una panchina, non è necessario che sia un ambiente silenzioso e tranquillo, non è assolutamente necessario. Il primo stadio è rilassare il tuo corpo sistematicamente. Quindi, cosa devi fare? Chiudi gli occhi leggermente e pensa alle dita dei piedi. Sono rilassati? Tendili leggermente, poi rilassali. Fai lo stesso modo con i tuoi piedi. Porta la tua attenzione fino alle caviglie e fai lo stesso. Continua a salire fino alle gambe, al bacino e così via, fino a quando tutto il tuo corpo sarà rilassato.
Presta particolare attenzione ai glutei, al collo, al cuoio capelluto e al viso, poiché di solito sono queste le parti più tese e più difficili da rilassare. Ora, sposta delicatamente l'attenzione sul respiro. Attenzione, devi respirare normalmente, come hai sempre fatto nella tua vita normale. Non devi cambiare modo di respirare. Quindi niente respirazione diaframmatica o cos'altro. Respiro normalissimo. Non forzarlo. Non cercare di accelerarlo o rallentarlo. Non trattenerlo. Non si tratta di controllare il respiro in alcun modo. Per tutti coloro che hanno esperienza di queste cose, che hanno esperienza di respirazione, ve lo dico subito, non è pranayama e non è yoga. Ora senti il tuo respiro e sii consapevole di come respiri. Nota come il tuo petto si espande, come le tue spalle si muovono. Senti l'aria che si muove nelle tue narici. Presta attenzione che non esistono due respiri identici. Alcuni sono tranquilli, alcuni irregolari, alcuni profondi, alcuni poco profondi. Registra attentamente tutto del tuo respiro per una ventina di volte. Se vuoi, puoi anche contarli. Registra tutto nella tua mente. Quando perdi concentrazione, e nota bene, quando, non se la perderai, perché la perderai la concentrazione, non ti devi preoccupare, riporta semplicemente la tua mente al respiro. A questo punto dovresti sentirti molto rilassato, ma perfettamente consapevole di tutto ciò che sta accadendo attorno a te, e sei perfettamente consapevole di tutto il tuo corpo, sei seduto semplicemente e comodamente. Ora è il momento di usare la respirazione per portare delicatamente la mente nello stato che vogliamo. 1. Mentre inspiri, pensa: la mia mente è calma. Cerca di vedere la tua mente come un cielo limpido, azzurro, una fiamma di candela, un lago profondo, immobile, o qualsiasi altra immagine che ti associ alla calma e al rilassamento. Per i primi respiri potresti rimanere sbalordito da quanto caotica e frenetica sia la tua mente, ma mentre continui l'esercizio sentirai la tua mente rilassata e rinfrescata come un massaggio a un muscolo dolente. 2. Mentre espiri, sorridi. Solo quello, sorridere. Sorridi dolcemente. E naturalmente, sorridere è essenziale ed è straordinariamente la parte più importante di questo esercizio. Avrai innumerevoli effetti sul tuo corpo e sulla tua mente, tutti positivi. Semplicemente sorridere. Il sorriso è straordinario. 3. Mentre respiri una seconda volta, pensa: sto vivendo in questo istante. Ogni arciere di una certa esperienza sa concentrarsi solo sul momento presente. Questa parte dell'esercizio sottolinea questa idea e la porta avanti. Il momento presente è l'unico che conta, poiché tutte le azioni sono nel presente, anche se stiamo pianificando il futuro o ricordando il passato. Ascolta i suoni intorno a te, senti il tuo corpo, percepisci gli odori e i movimenti sottili dell'aria, il brusio e i rumori in lontananza. Se lo farai correttamente, avrai un senso quasi fisico di ritornare a vivere solo al presente e ti darà veramente un grande senso di benessere. 4. Mentre espiri una seconda volta, pensa: questo è un momento meraviglioso, questo è un momento in cui sto veramente bene. Sei al sicuro, al caldo e comodo. Stai facendo qualcosa di positivo per aiutarti nello sport. Stai facendo qualcosa di veramente buono per aiutarti nello sport che hai scelto. Potresti essere al lavoro, al parco, in un ingorgo stradale, in innumerevoli altri posti. Questo deve essere il pensiero che ti aiuterà quando, nonostante i tuoi migliori sforzi,
non riesci a ottenere quello che ti eri prefissato e un punteggio davvero basso sembra inevitabile. Sì, forse ho capito cosa vuoi ottenere, forse ho capito. Sembra tutto molto strano, vero? Molto, sono cose nuove, per noi occidentali sono sicuramente cose strane. Tutti i cambiamenti sono difficili, ma provalo per un paio di settimane, non ti costa nulla provarlo per un po'. Lo fai a porte chiuse e a differenza di alcuni esercizi di controllo del respiro che ho visto raccomandare, questo di sicuro non può farti alcun danno. Posso dirti per esperienza che funziona per molte persone, quindi potrebbe funzionare anche per te. Fallo. Ok, ho capito. Mettiamo che io adesso ci provo e riesco a raggiungere questa concentrazione rilassata, ma in gara. È importante, cosa me ne faccio di tutta questa calma che mi pervade dopo che ho fatto tutti questi esercizi? Cosa me ne faccio di questa calma? A cosa mi serve? Allora, sì, l'idea è di ricreare la sensazione che provavi quando facevi l'esercizio ogni volta che vuoi tirare. È qui che entrano in gioco le parole chiave. Esegui la tua scansione mentale sul tuo corpo, rilassandoti il più possibile. Concentrati in particolare su spalle, viso e collo. Molti di noi hanno la cattiva abitudine di non rilassare questi muscoli tra un tiro e l'altro. Inizia col sentire il tuo respiro. Fai scorrere le parole chiave nella tua mente in tempo con la respirazione. E non dimenticarti di sorridere. Entro un paio di ripetizioni ti troverai con la tua mente rilassata e tranquilla, consapevole e centrata sul momento presente. Lascia perdere l'idea che la mente cosciente può solo fare una cosa alla volta. In effetti lascia perdere l'idea di una mente cosciente, o inconscia, o subconscia. C'è solo la mente, e può fare molto più di quanto tu immagini, se la lasci espandere. Sarai completamente concentrato, ma completamente rilassato mentalmente. Scoprirai che sai come tirare. A poco non avrai più esitazioni e non avrai più dubbi. Ci saranno ancora dei brutti tiri, ma non ti turberanno e non influiranno minimamente sui tiri successivi. E, poiché sarai da una parte carmelogico e dall'altra profondamente coinvolto con le tue volere, sia nel corpo che nella mente, scoprirai presto se ci sono veri problemi col tuo setup e scoprirai se ci sono veri problemi nella tua tecnica e sarai in grado di affrontarli senza perdere la fiducia. Ovviamente, poiché questo è il pianeta Terra e siamo solo umani, non raggiungerai immediatamente questo stato di cose ideale o ogni volta che lo vorrai. Ma io dico ancora una volta, provalo, potresti essere piacevolmente sorpreso da quanto velocemente iniziano i benefici. Da quel momento in poi, come ogni altra cosa nel tiro con l'arco, è la pratica e la caparbietà che ti faranno scalare questa montagna. Ma almeno sai che questo è un grande sforzo che vale la pena fare. Gli effetti di questi esercizi per il target panic potrebbero essere permanenti se ci lavori con impegno. Concludo con la frase che il monaco dice al suo discepolo: rendo omaggio al beato, al nobile e al perfettamente risvegliato. A questo punto non posso che augurarti di avere coraggio, soprattutto coraggio. E buone frecce! Questo colloquio, queste domande e risposte sono capitate veramente? È veramente successo? Questo non lo so. Ho preso spunto di queste 25 domande e queste 25 risposte sul target panic da un sito web che ormai non esiste più. Questo sito web si chiamava www.aransarchery.uk, quindi in inglese. Non so, oppure non mi ricordo più, effettivamente non mi ricordo più di chi sia l'idea originale, quindi non mi dispiace, ma non posso nominare l'autore originale di questa idea. Io l'ho tradotto dall'inglese e l'ho adattato a quelle che sono le mie convinzioni.
che spero che divulgandola a tutti voi vi dia qualche idea e qualche traccia per poter provare a eliminare questo target panico, o comunque qualsiasi cosa sta dietro questa parola. Quindi vi auguro in bocca al lupo e provate a seguire questi insegnamenti, male di sicuro non fanno. E poi la cosa più importante di tutte è sorridere. Ciao a tutti.